Papa Francesco arriva in vettura elettrica nel parco della sede dell'ONU in Africa, Nairobi, e pianta un albero per invitare a continuare a lottare contro la deforestazione e la desertificazione. Lo ricorda tra gli applausi dei 3.000 tra delegati diplomatici che ascoltano il suo discorso in spagnolo nel palazzo che ospita gli uffici dell'UNEP, il programma ONU per l'ambiente, e dell'UNA Habitat, il programma su insediamenti e urbanizzazione. E poi guarda subito la conferenza COP21 sul cambiamento climatico che tra pochi giorni si aprirà a Parigi, per ammonire che sarebbe triste e perfino catastrofico che gli interessi privati prevalessero sul bene comune e arrivassero a manipolare le informazioni per proteggere i loro progetti. Serve invece un grande impegno politico ed economico per correggere le distorsioni del modello di sviluppo attuale, riducendo innanzitutto l'uso dei combustibili fossili. Da Parigi, invoca Papa Francesco, deve uscire un accordo globale e trasformatore che orienti al raggiungimento di 3 obiettivi: la riduzione dell'impatto dei cambiamenti climatici, la lotta contro la povertà e il rispetto della dignità umana. E se vogliamo davvero un cambiamento positivo, aggiunge il Pontefice, dobbiamo accettare umilmente la nostra sana interdipendenza, che non è sottomissione del più debole, in funzione degli interessi del più forte. Per questo serve anche un nuovo stile culturale, l'educazione ad una cultura della cura di sé, degli altri, dell'ambiente, al posto della cultura del degrado e dello scarto. Anche la prossima conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che sarà ospitata tra pochi giorni proprio a Nairobi, per il Papa potrà contribuire alla creazione di un sistema commerciale internazionale equo e al servizio della lotta contro la povertà e l'esclusione. E qui riferisce le preoccupazioni di molte congregazioni religiose che danno assistenza sanitaria ai più poveri sul rischio di limitazione all'accesso ai farmaci per la protezione della proprietà intellettuale, perché l'eliminazione della malaria e della tubercolosi è prioritaria rispetto a qualsiasi interesse commerciale o politico.